Romagnolo, Romagnolo, basta dissare che poi dopo la gente se la prende. Io l'avevo detto, però il Romagnolo ha voluto dissare comunque. Che somaro, fatto somaro che il Romagnolo. Però ragazzi, il Romagnolo è così. Quando sente gente che pur di fare un video si inventa delle cose sull'Inter, non ce la faccio a stare zitto. Non ce la faccio, amici miei. Ho visto anche che voi, amici miei grandi, vi voglio bene, mi avete fatto anche una lista di chi dovrei dissare. Che poi, se andiamo a vedere il mio dissing, i miei dissing, sono dissing simpatici. Non mi venite a dire che sono dissing pesanti o cattivi, con parolacce, perché chi scrive queste cose non ha neanche guardato il video. Ripeto. C'è qualcuno che se l'è presa, ragazzi, se l'è presa perché anche oggi, al contrario del romagnolo che fa i nomi di quando parla di una persona, perché io credo che quando tu parli di una persona devi dire il nome e non girarci attorno come fanno tanti per non dire il nome. Che differenza c'è tra il romagnolo che dice il nome e voi che ci girate attorno? E poi dite mille cose per far capire di chi state parlando. Ma tagliate di nome e cognome e chiusi e buona lei. Cioè, non è che se dici il mio nome mi pubblicizzi. No, non lo dico perché sennò lo pubblicizzo. Ma no, io lo faccio perché mi diverto. Perché io a dissare certi personaggi che tutti i giorni si svegliano non per parlare del loro Milan. Oh, l'ho detto Milan, per parlare della loro squadra, ma fanno il video per sparlare dell'Inter. E allora io posso capirlo una volta, posso capirlo due, posso capirlo tre. Guarda, qua c'è anche un club Milan. Aspetta che mi tocco i maroni. Vabbè, posso capire 3-4 volte che sparli dell'Inter e ci sta, come io posso farlo della Juve, del Milan, ma in un anno 4-5 volte potrò, anzi. Se andiamo a vedere i video del Romagnolo, il Romagnolo non ha mai parlato con quella cattiveria e con quella malvagità di Milan e Juventus. Mai. Io faccio video sfottò, il mio canale è basato sullo sfottò e quindi io continuerò a far così. Se vedo uno youtuber che spara cacca sull'Inter gratuitamente, voi sappiate già che il Romagnolo il giorno dopo è lì, tac, e ti percula. Tac, e ti percula. È un po' come quando io ero piccolino e mio nonno ogni volta che dicevo una cagata, tac, schiaffone, tac, schiaffone, tac, schiaffone. Vuoi dire che la quarta volta non lo fai più? E invece io continuavo perché ero ignorante. Vabbè, ma questo è il passato ed è anche un bel passato. Riguardo l'Inter, ragazzi, stiamo avendo parecchi infortunati, parecchi. Sommer, De Vrij e probabilmente Acerbi verrà squalificato perché a forza di rompere le palle tutta Italia perché l'Inter non viene mai penalizzata, all'Inter non fanno nulla, all'Inter non c'entra la finanza, cagata, è venuta l'anno scorso la finanza, e all'Inter non fanno mai nulla, vedrete che al povero Acerbi, anche senza prove, gli daranno, secondo me, 2-3 giornate di squalifica. Non pensate che gli diano 10 giornate come sperate voi milanisti. Oppure qualche milanista juventino ha chiesto di cacciarlo via, di non farlo più giocare. Beh, come? Scusate un attimo. Abbiamo avuto un Fagioli che scommetteva sul calcio, gli è andato 8 mesi e voi adesso volete squalificare a vita un ragazzo che ha detto forse frasi razziste, ma dico forse, e lo volete accusare senza neanche una prova. Cioè, in questi giorni non c'è stato un'immagine, un video dove Acerbi dice questa cosa. C'è un video dove gli va a chiedere scusa, ma io adesso non vorrei, non voglio prendere le parti di difesa di Acerbi, ma anche se fosse stato un giocatore del Milan o della Juventus, ripeto, a parte che si sta facendo questo discorso del razzismo, è un po' andato oltre. Cioè, adesso qualunque minima cosa tu dica e
e c'è in mezzo un ragazzo di colore e sbagli un termine, tu sei un razzista. Tu sei un razzista. Qualunque cosa adesso che tu fai nel mondo ad oggi, o sei razzista, o se per caso ti scappa di dire una parola contro una donna sbagliata, sei un omofobo. Quindi bisogna stare attenti a parlare, ok? Perché vieni etichettato anche per un piccolo banale errore. E questa cosa qui a me non piace assolutamente. Perché oggi capita ad Acerbi, domani potrebbe capitare a te o a me, ok? Quindi occhio a parlare, ragazzi, perché se dite qualcosa distorto, vi scappa una parola di troppo, siete tagliati. E dire che una volta queste parole si usavano nei film comici, ma c'era più leggerezza, adesso c'è una pesantezza. È per quello che io ho fatto un canale così, è per quello che io sfotto la gente che è lì complessata, che ci crede anche fin troppo, perché io posso credere in una cosa e portarla avanti con cuore. Però ragazzi, ci vuole sempre la razionalità poi, bisogna sempre razionare tutto. Comunque, stavo dicendo, io non mi piango addosso degli infortuni. Se si è fatto male Sommer, c'è il secondo portiere, se si fa male il centrale, o Acerbi è squalificato, quindi De Vrij e Acerbi salteranno la partita prossima, giocherà uno tra Pavard, Bastoni e Bissek. Cioè, siamo l'Inter, giochiamo contro l'Empoli in casa, credo. Cioè, non penso che ci sia del grosso problema o con l'Empoli fuori casa, adesso non ricordo bene. Quindi anche piangerci addosso per questi tre infortuni, dopo aver visto un Milan decimato nel girone d'andata, fa un po' ridere, amici interisti. Non piangiamoci addosso, noi non ci dobbiamo mai piangere addosso, perché noi siamo l'Inter. Fai piangere i milanisti e i juventini, perché non sono più la Juve di una volta, non sono più il Milan di una volta. Loro pensano ancora di essere il Milan e la Juve di una volta, ma prima o poi apriranno gli occhi e diranno: cazzo, ma la Juve di una volta non c'è più. Questa non è più la Juve di una volta, questo non è più il Milan di una volta. Ma come non c'è più stata l'Inter di una volta? Le generazioni cambiano, cioè fatevi... Ormai la Juve che spende 70-80 milioni per una punta, difficilmente la vedrete il prossimo anno. L'Inter Milan già lo fanno da anni, quindi juventini, preparatevi, cioè siete benvenuti. Comunque sì, ragazzi, io volevo fare sto video per anche smorzare un po' i toni dei dissing, perché ad esempio ho dissato il Gobbo Toscano, perché a me fa ridere, nel senso che è uno che spara notizie di mercato a raffica e ci guardavano, ne aveva beccata una, quindi l'ho dissato perculandolo su questa cosa. Per fortuna c'è qualcuno che è anche intelligente e vede il mio dissing come una cosa da ridere, simpatica. Oh, uno, ringraziamo il cielo, c'è qualcuno che ancora ride se viene un attimo perculato, perché adesso se perculi qualcuno sono diventati tutti permalosi, non gli si può dire nulla. Ma dai, voilà, raga, prendete la vita un po' più alla leggerezza, cioè non siete nessuno, io non sono nessuno. Se vi dico due cose, non è che ve lo dice il Papa o lo dice il Romagnolo, che ha 1700 iscritti, voi ne avete 15.000 e ve la prendete anche, capito? Cioè, ma perché siete troppo orgogliosi? L'orgoglio ogni tanto dosatelo, perché da orgoglio a orgoglioni è un attimo. Comunque, ragazzi, ci vediamo stasera alle ore 21:15 con Gio Rossonero Benzinero, Luca Zed e il Dissidente, il live dal Benzinero. E niente, ci vediamo più tardi. Buona serata a tutti, belli. Ciao.